www.redigio.it e la storia continua. Busto e i sommi ste. I mestieri esercitati a Busto erano i mestieri tipici di un borgo, dove accanto al lavoro dei campi fervevano le più varie attività subordinate a quelle che hanno reso famosi Bustocchi: la filatura e la tessitura, la concia delle pelli e la lavorazione del filo di ferro, l'ardia e il bourdon. Alcune attività subentrarono ad altre rese inutili dall'evoluzione del progresso tecnologico, ma il primo comune denominatore era la intraprendenza dei bustocchi di secolare memoria. Ricordiamoci che l'eccezionale dedizione al lavoro dei bustocchi è, come ho già anche più volte detto, il retaggio delle nostre radici ligure. Ma non va dimenticato che questo spirito di sacrificio è stato ulteriormente temprato durante il duro dominio longobardo. Oggi i mestieri di una volta rimane poco, sia per ragioni economiche, concorrenza di paesi esteri, tendenza a commerciare il prodotto finito, eccetera, sia perché i bustocchi, ancora vogliosi di intraprendere, nonostante tutto, sono stati costretti ad emigrare nelle zone attorno a Busto, depauperando ancora di più la nostra città della bustocchità, intesa come ancestrale voglia di lavorare, insensatezza e insipienza, è morta lì. La panoramica dei Miste non può non cominciare da quella del paesan, il contadino proprietario, attorno al quale gravitavano il bulco, cioè il contadino lavorante, il famel, il famiglio garzone di stalla, il bergamen, mungitore aiutante, il murlacco, il contadino addetto ai lavori più rosi. Tutti questi contadini lavoranti esercitavano anche altri lavori inerenti alla campagna. Ad esempio facevano di volta in volta il menabunzi, cioè trasportatore di liquami, o la saggia merda, valutavano gli stessi liquami assaggiandoli sulla punta della lingua per capire la validità del concino, o cipiato, preparavano le topie delle vigne, il murnè, che è il mugnaio, il polentato, preparavano e vendevano la polenta, il formagelato, idem per le formagelle, o il caretè, caretiere, soprattutto trasportavano la sabbia dal Ticino con il stravachen, il passato, cacciatore con le reti, il casciacan, il battitore con cani, alla gaibula, il cacciatore di polli, al ciaparati, il derattizzatore, il sumensato, venditore di semente, il giardinè, oltre che nelle ore libere si fa per dire il filatore e il tessitore. Gli scantinati, gli stanzoni, i locali a pian terreno delle case erano lo scenario del secolare concerto tessile, la cui musica cominciava all'alba e finiva al tramonto. I tieti, tessitori, i fiodai, i filatori, i garzatui, i garzatori, i scartagiti, cardatori, i raccadui, roccatori, il tenciù, il manganù, addetti al mangano, il paro, apprettatore, il battitore di cotone, il cascamati, l'incorsatori, e preparavano i tessuni che i fustagnati vendevano o direttamente o attraverso i massuie, i mediatori. Alcune parole dialettali, il morto.
Esus partici in hosta por morti, e la giaculatoria per i nostri morti. Iosi da mortu è un dolce secco del giorno dei morti, e il pan di morti che è un dolce fatto con i pinoli. Egli i por morti indulventar, si dice di uno che ha sempre fame e mangia sia per sé che per i morti. I morti assaportan via quando infriggi. I morti si portano via quando sono freddi, cioè conviene sempre aspettare a dire che si è finiti, nel lavoro, eccetera. Calagà per i por morti, e che vada a beneficio dei morti. Così dice chi ha tentate tutte per farsi pagare dal debitore senza ottenere nulla. Aghe è morto Aida e se ne parla più. È morta l'Aida e non se ne parla più. Così si dice dopo qualcosa andata male per metterci sopra una pietra. Muca significa tagliar conto, troncare, da muc, mozzare, che muc è un longobardo. È ora no, da mucala? Non è ora di piantarla? Ma mucala una buona volta, ma smettila una buona volta. Mucala su, troncare una discussione che stava degenerando. Mucala da caragnà, smettila di piangere. Muca lenga, cioè smettila di parlare. E i mutanti, le mutande, un tempo si usavano con l'apertura in mezzo e non si, oppure non si usavano del tutto. I mutantiti sono le mutandine. A prua a venire ca i mudanti, perché a sé o più dove metti l'acqua. Ho provato a venire a casa in mutande perché non sapevo più dove mettere l'acqua, talmente ero inzuppato. I mudanti da Palpignana, che arrivano fin sul ginocchio, tenu strenci con gli elastichi. Sono le mutande di Palpignana che arrivavano fin sotto il ginocchio e tenute strette con elastici. Così era una volta. La nebbia. Ci sono i vari tipi di nebbia. E sono la Schigère, che è fitta e umida. La Luessa, da non vederci a un passo. La Caligu è una nebbia da fumo, una Negesha, una nebbia fitta, la Bruma, una nebbia mattutina e serotina della campagna, la Ghibea, nebbia freddissima, la Bruigia, che è la Scigea che si sta trasformando in acquerugiola. Ma i mestieri non sono finiti, continuano con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.